è chiaro che c'è nella pietas quasi virgiliana, no? Come di Zagor, qualcosa di Sergio. E lo si dimostra dal fatto che Sergio era estremamente diverso nel carattere e nell'indole da suo padre Giovanni Luigi. E c'è una controprova straordinaria e anche divertente da scoprire, è nel leggere i text scritti da Guido Noritta. Perché il text di Sergio Bonelli ha la pietas di Zagor. Mentre suo padre aveva scritto delle gran belle storie di Tex, ma ad esempio non era riuscito a fare altrettanto con Zagor, Nolitta era riuscito a scrivere le più belle storie di Zagor. E non è solamente un'idea mia, è proprio una cosa confermata da tutti i lettori. Ha scritto le più belle storie di Mister No, e anche questo è un suo personaggio. È riuscito a scrivere le più belle storie di Chico, le gag di Chico, ed è riuscito anche a scrivere una delle più belle storie di Tex. Nel referendum di Tex, El Muerto era la storia preferita dai lettori. Quindi uno che riesce a scrivere le più belle storie di tutti i fumetti in cui si è cimentato non può essere uno che è adatto a scrivere solo Paperino.